È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 19. Il suo risveglio in laboratorio fu tutto meno che tranquillo. Una scossa le percorse la schiena non appena decise di aprire gli occhi con cautela. I muscoli fremevano ad ogni singolo movimento e il suo intero corpo la pregava di avere un attimo di pace. Non ricordava di essere mai stata così male in una delle sue solite sedute nelle ultime 2 settimane. Quella volta invece credeva di poter morire per davvero se avesse messo anche solo uno dei piedi sulla superficie gelata del pavimento. Il braccio disteso sul lettino era adornato dalle vene sporgenti che trasparivano grazie alla carnagione latta di Luxia, gonfie e stordite, forse esauste quanto lei. Una parte di esso era coperta da uno spesso strato di cerotto a coprire la piccola ferita causata da numerosi prelievi di sangue che la dottoressa aveva ordinato di farle. Lux non capiva lo scopo di quei prelievi, ma del resto non capiva quasi nulla di ciò che accadeva in quel luogo colmo di segreti. Fu proprio quella curiosità, insieme all'istinto di sopravvivenza, che la spinsero ad alzarsi, sebbene avesse voluto restare lì a giacere in silenzio nel dolore che il suo corpo stava sopportando. Pochi passi le bastarono per sentirsi debole abbastanza da sprofondare sul pavimento gelido, ma cercò di ritrovare quel briciolo di buona volontà e si spinse a camminare verso il mobiletto tutto grigio posto vicino a quello che conteneva le sostanze nocive. Il primo cassetto conteneva soltanto siringhe. Quando le dita sfiorarono il manico del secondo, una strana sensazione iniziò ad impadronirsi del suo stomaco. Luxia ebbe la sensazione di aver appena toccato il fuoco e nessuno a quel punto avrebbe potuto aiutarla. Così aprì anche quello e non si sorprese nel vedere una serie di cartelle in fila in ordine alfabetico. Aveva appena trovato dell'oro e lo aveva capito grazie al suo ottimo sesto senso. Gli occhi scuri vagarono per quei nomi che di familiare non avevano nulla. Anna Janet, Timothy Grace, Bella Forrester, James Collins, India Travis, Paul Kennett, Maya Abram e altri nomi che di strano non avevano nulla, eppure la ragazza sapeva che se si trovavano lì un motivo c'era e di buono non aveva nulla. Stava per prendere una di quelle cartelle, la curiosità era al limite della sopportazione. Si mordeva incessantemente il labbro, sentendo in bocca un gusto simile all'amaro provocato dal terrore mischiata alla dolcezza delle sue labbra. Non aveva solamente paura, era eccitata per tutto ciò che stava facendo. Un senso di ribellione la spinse a toccare una di queste cartelle, ma l'azione si bloccò quando scattò la serratura della porta. La ragazza chiuse in un tonfo il cassetto voltandosi di scatto e cercando di togliersi dalla faccia quell'aria di consapevolezza che era sicura di aver assunto. Le mani le tremavano appena lungo i fianchi. E il suo petto non smetteva di alzarsi e abbassarsi con la velocità disumana. 2 occhi privi di colore si fecero spazio nella stanza, occhi in cui un tempo Lux si sarebbe persa volentieri, navigando nell'oceano azzurro che le iridi di Luis custodivano gelosamente. «Come ti senti?» chiese il ragazzo chiudendosi la porta alle spalle, avvicinandosi a lei senza chiederne il permesso. La sua voce, un tempo pacata e acuta, adesso risuonava alle orecchie di lei come roca immatura. Come se quegli esperimenti, oltre ad aver cambiato i tratti dolci del suo viso, avessero cambiato la sua intera personalità. Lux non voleva credere a tale cambiamento, non voleva affatto pensare che l'unica persona che l'aveva accolta e aiutata era persa per colpa del suo egoismo. «Potrei stare meglio», affermò facendo una mezza risata, cercando di alleviare le tensioni che si era creata nel momento stesso in cui gli sguardi si erano incrociati. A sua volta Luis si era sentito sempre bene in presenza della Mora, eppure sentiva che davanti a loro c'era un muro enorme a dividerli, e lui era troppo codardo per poterlo abbattere. Poggiò una mano sul suo braccio facendolo scivolare fino ad arrivare al polso di lei. Le dita affusolate lo circondarono e iniziò ad accarezzare la pelle un po' fredda. Sentiva la mano di Lux tremare sotto quella presa decisa. Non credeva di riuscire a metterla così in soggezione. Non era il suo scopo. Nonostante ciò, avere quel potere su di lei lo colmava di gioia. «Mi manchi.
mi mancano anche gli altri», affermò in un sussurro. I suoi occhi erano lucidi e riuscì a vedere dell'umanità in essi. «Non faccio altro che pensare a te, a quello che ti ho fatto, a quello che vorrei farti». La voce si incrinò mentre la presa al polso si fece sempre più decisa. Non riuscì a fare a meno di fissare il ragazzo con stupore. Quelle parole piene di sincerità l'avevano spiazzata. Avrebbe voluto chiedergli cosa voleva fargli, ma ancora una volta ebbe il timore di scaturire in lui una reazione troppo violenta e di farsi male per colpa del suo istinto. Sentiva ancora le lame gelide delle forbici incastrate nella sua spalla. Ricordava ancora il senso di leggerezza impossessarsi di lei quando Lois l'aveva colpita di proposito, per farle provare lo stesso dolore che lui aveva dovuto sopportare con i denti, ma nemmeno quello in fondo l'aveva ferita abbastanza da poter competere con le sofferenze di lui. «Mi dispiace, Lois, mi dispiace davvero, bladerò di tutta fretta, per colpa mia ti hanno fatto questo», osservò per l'ennesima volta. La mano si spostò velocemente sulla guancia di lui. A quel contatto Lois chiuse istintivamente gli occhi. «Ma ti porterò fuori di qui, te lo prometto». La sicurezza della sua voce era appena percettibile, poiché lei per prima non credeva a quella promessa fatta sul momento, e dopo gli ultimi avvenimenti non credeva di riuscire a salvarli tutti, tantomeno se stessa. Il ragazzo però non si fece abbattere da quella poca certezza, aggrappandosi anche lui all'ennesima speranza che un giorno il fato gli avrebbe sottratto. In fondo gli piaceva credere di poter uscire di lì e tornare alla normalità o a qualcosa che fosse migliore di Redwood, magari con Luxia, Dave e Azzurra. «È tutto diverso ormai», disse. Il suo respiro si scontrò contro la pelle di lei, la loro vicinanza ormai minima, e non era certo che lei si fosse accorta di ciò, perché fino ad allora nemmeno lui aveva dato granché peso. Solo quando i loro petti si sfiorarono, lui capì di volere qualcosa che lei nemmeno immaginava. La presa che ancora teneva al suo posto gli fu d'aiuto per avvicinarla a sé, facendo aderire finalmente i loro petti. La sensazione familiare di Lux tra le sue braccia lo fece sorridere. Sapeva di essere cambiato, sapeva di non essere più quel ragazzo dolce e altruista che avrebbe fatto di tutto pur di proteggere i suoi amici. Ma forse la dottoressa Grimble era riuscita a dargli qualcosa che nessuno fino ad allora gli aveva promesso: la realtà. Eva gli aveva dato la realtà di Redwood. Nessuno sopravvive se combatte per altri, e lui voleva davvero uscire di lì. Combattere per se stesso era l'unica via per poterlo fare. Eppure adesso che lei lo guardava con quegli occhi scuri, le labbra semiaperte per la sorpresa e le gote tinte di un vivido rosso, non poteva fare a meno di credere che la cosa giusta da fare fosse proteggerla a tutti i costi. Luxia si sentiva tra le braccia di un completo estraneo. Non capiva nemmeno perché proprio lui fosse venuto in laboratorio quando le impedivano di vedere Dave e Azzurra durante le sedute. Come aveva fatto lui a superare Fred e Josh senza problemi? Ogni domanda si dissolse nell'aria quando Luis nascose il viso nell'incavo del suo collo, come per nascondersi da lei e da tutti coloro che avrebbero potuto vedere il vero lui. Rimase in silenzio, senza muovere un muscolo, e sussultò non appena le labbra di lui si posarono sulla sua pelle, ora accaldata e sensibile ai suoi gesti. «È un buon profumo», le sussurrò spostandole su una spalla i lunghi capelli. «Luis», borbottò appoggiando le mani sul petto del ragazzo e facendo una leggera pressione, invitandolo gentilmente ad allontanarsi. Non lo riconosceva. Chiamarlo con quel nome le sembrava persino strano, se non impossibile, perché non era Luis. E lui non si mosse, poggiò entrambe le mani sui fianchi di lei, facendola indietreggiare fino al mobiletto che poco prima Lux stava esaminando. La schiena si scontrò ad essa, baci lunghi e umidi le venivano lasciati sul collo senza alcun ritegno. La lingua calda del ragazzo si soffermò su una parte di esso, assaporando la dolcezza della pelle della ragazza. Fu troppo. Lux questa volta iniziò a spintonarlo per davvero, chiamando il suo nome e incitandolo a smettere. Luis però non la sentiva nemmeno. Le sue labbra continuavano a salire fino alla mascella, sempre più vicina alla bocca di lei che sputava il suo nome con acidità e disgusto. Le mani di lui viaggiarono lungo il suo stomaco, senza però oltrepassare il limite delimitato dalla tuta che la ragazza portava. Sembrava una guerra persa, e fu proprio questa a farla risvegliare dallo stato di trance in cui si era ritrovata. La mano di Lux si spostò verso il tavolino su cui erano adagiate le siringhe, ancora piene delle sostanze che la notte prima le erano state iniettate. Lo spinse con tale rabbia e forza da farlo indietreggiare di colpo. La frangia si spostò sugli occhi coprendoli,
e dando il tempo a Luzia di premere il braccio sul collo di lui, spingendo contro il mobiletto su cui l'aveva fatta appoggiare, ribaltando così le posizioni. Lui sdeglutì con difficoltà il nodo che gli si era formato in gola, alzando di poco il viso cercando di non muoversi. La mora gli stava puntando la siringa contro il torace. La sostanza verde luccicava sotto i suoi occhi, per quanto quelli di Luxi adesso erano colmi di rabbia. «Non avvicinarti più a me!» ringhiò con le labbra storte in una smorfia ben visibile. Qualcosa in lei si era acceso. Adesso qualcosa le bruciava in mezzo al petto e la forza che prima le mancava sembrava averla ritrovata nel momento più opportuno. Non credeva che proprio Luis avrebbe mai provato a farle qualcosa del genere, soprattutto nello stato in cui si trovava. Luis aveva difficoltà a respirare per la presa che lei teneva su di lui. Le mani erano poggiate contro quel mobile che gli impediva di cadere. Sentiva il suo corpo intero tremare, consapevole del fatto che in qualsiasi momento Luxia, se lo avesse voluto, lo avrebbe ucciso. Una sola dose in mezzo al petto avrebbe posto fine alla sua vita miserabile, e forse quel pensiero gli diede per qualche istante del conforto. Rimase comunque in silenzio. Lux si allontanò da lui, infilando la siringa nella tasca della tuta, per poi mettere una mano dentro di essa cercando di nasconderla per bene. Uscì di corsa dal laboratorio con l'adrenalina che le scorreva tra le vene e tanta voglia di fare del male come mai ne aveva avuto. Forse era questo che era accaduto con Freya, era quello che aveva provato prima di ucciderla, e solo allora capì di essere un mostro. Il ragazzo si portò una mano alla gola, il respiro era affannato e irregolare. La dottoressa Grimble, che fino ad allora era rimasta ad osservare la scena dietro la porta, entrò poco dopo nel laboratorio e lo guardò sorridendo, poggiando entrambe le mani sulle guance del ragazzo, un po' più alto di lei, e gli accarezzò una guancia. «Sei stato bravissimo, Luis». Si complimentò con lui chiamandolo persino con il suo nome e non definendo l'esperimento. Luis annuì semplicemente, senza fare alcun accenno alla siringa che Luxi aveva prontamente nascosto e portato via con sé. «E lei è quasi pronta», confermò mantenendo quel sorriso soddisfatto. Attraversò il corridoio vuoto, le luci erano spente, il coprifuoco doveva essere scattato da poco. Bastava solo poggiarle un orecchio sulle mura del lungo corridoio per sentire i lamenti strazianti dei pazienti. Luxia, per le urla, si concesse di tenerle per sé. Nella sua testa la voce si espandeva in modo innaturale, urla di dolore squarciavano ogni suo pensiero. Si sentiva ferita, benché lui, se non avesse avuto la meglio, si sentiva di avergli fatto del male un'altra volta. Quei baci l'avevano destabilizzata. Rifiutarli le era sembrata la cosa più giusta da fare e ancora stentava a credere la poca curanza di Luis sulla sua volontà. Voleva andare a dormire e dimenticare il viscido suono che avevano emesso le sue labbra a contatto con la sua pelle, ancora rossata per la ferocia e la velocità con cui l'aveva baciata. Entrò nella sua camera. Alcune lacrime minacciavano di uscire e di bagnare le guance. Non era triste, ma voleva sfogarsi, e non avergli fatto del male come avrebbe voluto la faceva stare peggio. Bramava il sollievo di vendetta e quella sensazione tanto amara quanto appagante le fece capire che stava cambiando. Si chiuse la porta alle spalle e senza avere il tempo di mettere un passo in avanti si ritrovò davanti ai suoi amici. Harry era seduto sul bordo del letto con i gomiti poggiati sulle ginocchia e la faccia che si rifugiava tra le grandi mani. Dave stava in piedi accanto ad Azura, con espressione preoccupata e una nota di disappunto in volto. La ragazza invece era priva di alcun tipo di espressione, troppo assolta nei suoi pensieri per esprimere le sue emozioni. «Pensavamo ti avessero tenuta lì anche questa notte», sentenziò qualche secondo dopo Dave guardandola. Attraverso la luce lunare che penetrava dalla finestra, il volto di Luxia appariva pallido e stanco e la sua tristezza era ancora più evidente. Se ne accorse anche Harry che, quando sentì parlare, si alzò di scatto e rivolse la sua attenzione alla ragazza. Ormai le lacrime le rigavano il viso e scendevano tranquille sulle guance lisce. «Cos'è successo?» Scattò in avanti verso di lei e a quell'azione Dave avvolse il suo braccio con una mano impedendogli di andare avanti. Harry non capì quel gesto, voleva semplicemente stare vicino a Lux. La voglia di starle a fianco lo aveva tormentato per ore e ore. Persino durante la notte, quando gli era stato impossibile prendere sonno e il profumo dolce della pelle di Luxia e dei suoi capelli gli avevano fatto girare la testa, tanto da voler sfuggire alle gelide mura della sua camera per andare da lei.
a supplicarla di passare un po' di quelle ore preziose di sonno con lui. E adesso che le era davanti, aveva sentito di nuovo quell'impulso di avvicinarla a sé, di sentire la vaniglia dello shampoo invadergli le narici e di sentire il calore del suo corpo contro il suo, stringendola in un abbraccio che, benché sarebbe durato poco, a lui sarebbe bastato. Dave non capiva esattamente cosa ci fosse tra i due, ma di certo quello non era il momento per del sentimentalismo. «Nulla», sbottò lei asciugandosi velocemente le lacrime. «Cosa ci fate qui?» chiese. Il petto si abbassava e alzava velocemente ad ogni singola parola che pronunciava. «Volevamo sapere se stavi bene», confermò Azura, accennando un sorriso appena visibile. «E se hai trovato qualcosa?» puntualizzò Dave, come per farle capire che il motivo per cui si trovava lì riguardasse soltanto la loro fuga e non l'amicizia, forse inesistente, che vi era tra di loro. A quell'affermazione Azura gli riversò uno sguardo truce. Non riusciva davvero a credere che il ragazzo fosse veramente così acido con tutti. Lux si annuì, poggiando la schiena contro la porta. «Ho trovato delle cartelle con i nomi, erano tante, ma non sono riuscita a leggerne il contenuto, mi hanno mandato via», affermò con malinconia. Poi si perse nel verde degli occhi di Harry, che adesso la scrutavano con uno scintillio mai visto fino ad ora. «Ragazzi, c'è qualcosa che non vi ho detto, ma pensandoci adesso potrebbe esserci utile». Gli occhi si strinsero in due fessure cercando di trovare le parole adatte per esprimere ciò che il suo cervello stava elaborando. «Conoscevo Harry prima di entrare qui dentro, penso sia chiaro ormai, ma quando l'ho visto per la prima volta a Redwood non ero sorpresa perché lui fosse effettivamente qui, ma perché ero stata al suo funerale». A quelle parole Dave si rigidì, istintivamente portò le mani nelle tasche, ma in volto era chiaro il terrore che stava provando. «Non ho visto il corpo, certo, ma ho visto i suoi genitori piangere sulla sua tomba. Ho assistito al discorso che la madre ha fatto per lui e ho consolato i suoi parenti, compresa Elise». Le sue parole sembravano troppo difficili da credere, adesso che si trovava il ragazzo davanti, che la fissava senza alcuna voglia di distogliere lo sguardo. «Ma da quello che mi ha detto Harry, lui è qui per aver ucciso i suoi genitori. Dunque mi sono chiesta come fosse possibile. La Grimbel, quando sono arrivata qui, mi ha detto che i miei genitori sapevano dove fossi e che erano d'accordo ai trattamenti che mi sarebbero stati fatti. Siamo minorenni e ci vuole il consenso dei nostri genitori per fare ciò. Allora perché dire ad Harry che i suoi sono morti, quando io invece so per certo che non sia così? La mia teoria dunque è questa. Forse c'è una possibilità su mille che nessuno di noi abbia fatto quello che ci è stato detto». Azura si portò una mano al petto, il cuore le batteva velocemente contro la cassa toracica. Il volto della sua sorellina le balenò per la mente e il solo pensiero di poter rivedere quel sorriso innocente e contagioso la fece sorridere a sua volta. Perché quella era una possibilità davvero bella a cui credere e sperare. Dave rimase nel più totale silenzio, come gli altri. Ma anche lui sentiva il bisogno di qualcosa e, senza staccare gli occhi da Lux, prese la mano di Azura facendo intrecciare le loro dita. «E se invece fossero stati i miei genitori ad inscenare il tutto per non far sapere che il loro figlio è uno psicopatico?» borbottò Harry. La vergogna che stava provando in quel momento era enorme. Non si aspettava di certo che lei avrebbe sbandierato ai 420 i suoi errori, ma sapeva inoltre che era necessario. «Non è da escludere, ma mi chiedo ugualmente perché dire che hai ucciso i tuoi genitori. Se i tuoi avessero voluto inscenare il tutto, la Grimbel non ti avrebbe detto che li hai uccisi, non credi? Avrebbe utilizzato un'altra opzione, ad esempio Elise», disse Lux. Si sentiva così strana nel dire quelle cose, ma anche lei, al pensiero di rivedere Freya, non poteva che aggrapparsi a quella minima speranza. Adesso la presa sulla mano di Azura si faceva più forte, sentendo quasi la necessità di stare in quel modo per il resto dei suoi giorni e di dimenticarsi dei demoni del passato e di quelli del presente. «Beh, di una cosa ne sono certo. Qui qualcuno sta mentendo».